E rieccoci qua in studio. Noi parlavamo anche in pubblicità di questa Roma che può o non può cambiare, quali saranno le sue sorti. Io, visto che ne parlava, lo chiedo subito a Carlo Carillo. Ne abbiamo parlato adesso con No, Luca, ora voglio sentire anche le vostre stavo pensando opinioni. tranquillamente che un cambio in panchina per quel che può, qualsiasi allenatore che può arrivare nella piazza di Roma è importantissimo. Non penso che poi la Roma possa fare comunque un campionato importante. Oddio, non è che c'è da mettere la mano sul fuoco su quello che sto dicendo, però penso che un progetto così importante, di una squadra così grande come appunto poteva ambire ad essere la Roma, ci vuole una certa progettualità. Poi è vero che comunque per quel che è il successo, le strade dell'allenatore e della società sono inevitabilmente separate, cioè ormai non c'è più feeling. Diciamo che a Roma c'è una grandissima confusione tra calciatori, la società, È pubblico, è tifosi un tra uova e antidoppio. carote, cibi vari, i Sì, prossimi saranno i panettoni, non anche il so. direttore sportivo è sotto accusa, perché addirittura si parla che a fine Sbagliato stagione la cambieranno. campagna acquisti e poi abbandonate due società abbandonate dal pubblico. Questa è la Sì, cosa, sì. poi devono chiedere ogni volta al pubblico, chiedere scusa al pubblico. Questo, insomma, per Poi una bisogna società di vedere. calcio e per un presidente credo che sia la cosa più brutta che non dovrebbe mai arrivare, per chiedere scusa al pubblico che ti ha abbandonato, le curve vuote, l'Olimpico deserto. Io Bisogna non vedere credevo anche veramente, poi. sinceramente, che la Roma, specialmente la Roma, potesse arrivare a questo punto di Ma depressione. In neanche così io pochi lo mesi immaginavo. poi, Anche ma perché chissà l'organico tutto, era però buono tutto e ho purtroppo però. sbagliato completamente Tutto però visione da. forse a partire dalla piazza è successo sempre dal 6-1 contro il Barcellona e sinceramente se la Roma, cioè quel risultato poi ha portato comunque la Roma a fare una prestazione bruttissima contro il Sì, Bate è Borisov in vero, casa e a vero. passare in Champions League. Ok, ci siamo, però appunto il pubblico dovrebbe un po', diciamo, più supportare questa squadra, Non c'è, perché invece se non c'è vogliamo fare un stato, paragone con la no. Juventus di inizio stagione era inguardabile, i calciatori, anche diciamo le dichiarazioni di Allegri non erano supportate, però e lo stesso Buffon con gli altri ha chiamato alla carica i propri tifosi. I tifosi, diciamo, hanno mantenuto, anche perché lo dovevano fare per forza. Dopo 4 stagioni consecutive già c'era chi criticava questa squadra che è appunto la Juventus. La Roma è vero, negli scorsi anni ha fatto vedere che poteva avere il potenziale per vincere lo scudetto, però non l'ha vinto e magari i tifosi non sono contenti, però È commemorabile arriva. magari la dichiarazione di Garcia l'anno scorso, lo scudetto lo vinciamo noi, bam, Bam, buffata. subito, bam. Eh sì, però Magari in secondo Francia è diverso, però qua. se torno a qualche mese fa, poi è vero, a parlare a posteriori è sempre facile. Se Sabatini non era convinto della scelta di Garcia, lo esoneravano stesso in estate, oppure si mettevano d'accordo stesso in estate e andavano avanti con un nuovo allenatore, cambiando ancora corso, facendo appunto un nuovo progetto per questa Roma. Perché adesso in questo momento si è sfaldato il tutto, cioè davvero deve arrivare Era una allora persona. necessario, Luca, forse cambiare in estate a questo Beh, punto? se non eri convinto, Beh, però sì, sei a però metà. anche qui, anche Sabatini, come ha operato? Andiamo a vedere la Roma nel dettaglio. Cioè, se tu devi pensare di vincere uno scudetto con una difesa che schiera Maicon, Florenzi non adattato, Rudiger, che l'anno scorso ha giocato poco o niente, veniva Ah, dall'infortunio, quanto si è me l'hai dimostrato una criticato sciagura. questo Rudiger. Manolas, che è discreto, e a sinistra Digne, che non giocava mai. No, gli è mancato Castan, poi gli è mancato È Castan. mancato Castan è Strotta, ma che magari bello. voleva dire portare De Rossi a fare centrale. Però È queste cose devi stato. mettere in preventivo, che Castan dopo un anno di inattività non sia il Castan che Sì, vuoi beh, certo, anche perché poi è stata un'attività. soprattutto un'operazione delicata come ha avuto Castan. Esatto, La esatto. riserva di Stessa questi cosa stavo centrali è dicendo io. Gyomber, che non giocava mai a Ma se poi Catania, andiamo a pensare diciamo. che la Roma di proprietà aveva Benatia, che è dato al Bayern Monaco, aveva fatto bene a cederlo perché comunque un'offerta importante. Allora, Poi la Romagnoli. Romagnoli che ha detto sì, lo cediamo benissimo al Milan. Io non l'ho capita sinceramente questa Neanch'io scelta. Cioè, Luca, tu l'hai Sono capita contento. visto No, che. allora Sono contento. la Roma non aveva margini di movimento a livello economico, Anch'io. doveva vendere per reinvestire. Se voleva portarsi a casa Sì, Salah, Iago Falke, ha fatto delle scelte. però aspetta, io mi faccio delle domande. La Roma ha sempre venduto in questi anni, ha venduto Marquinhos al PSG, al Paris Saint-Germain per tanti milioni di euro. Cioè, vorrei capire come sono stati gestiti questi Beh, ma soldi. Romagnoli Avremmo 28 milioni di euro è un mollato, affarone. io. Secondo me E non è un Bertolacci 20 affare. è un altro affare. Per questo campionato qui è un affare, ok, 28 milioni, ma Romagnoli è un ragazzo giovanissimo che in prospettiva è un difensore centrale che tu c'hai, cioè, quindi se vuoi Non so, costruire una però considera che squadra. il difensore centrale più forte al mondo negli ultimi anni l'hai pagato 40 milioni. Se già uno che è in prospettiva lo paghi 28, cioè Sì, un voglio. po', Questo però. se fa benissimo, quanto può valere? 28. Sì, ma Sì, infatti i due migliori difensori sicuramente. Ma deve fare alla grande. giovanissimi che abbiamo in Italia sono Romagnoli e Rugani, che sta facendo la panchina alla Juventus. La Juventus è stata, diciamo, un po' più furba nel passato perché l'ha portata a
casa, certo, con 3 certo. milioni di euro in comproprietà con il aveva già bloccato quando era allievo, lo aveva bloccato, però la Juve l'ha blindato con tutto che ce l'ha in panchina. La Juve ha blindato Rugani e ne potrebbe monetizzare, perché Rugani anche lui potrebbe andare via per 25 milioni di euro. Però c'è Napoli che ha sempre pressato su di lui per averlo, quindi figurati, io a bocce ferme probabilmente loro hanno dovuto fare delle scelte e hanno puntato sugli attaccanti, cioè su Salah e su Iago Falchi, che poi hanno in parte su Dzeko, insomma da lui ci si aspettava molto di più. In parte hanno fallito e perciò secondo me hanno sbagliato. Io voglio mettere a confronto proprio la Roma con il Napoli, che hanno fatto sempre scelte in passato. Adesso non, il Napoli è in una posizione avvantaggiata, sta giocando benissimo, nulla da togliere. Avrà anche però la in partita passato contro hanno fatto l'Atalanta, gli stessi errori di mercato per quel che riguarda il mercato, secondo il mio modesto parere, per quel che riguarda la difesa. Non hanno mai rinforzato questa difesa, che abbiamo capito che in Italia se vuoi vincere gli scudetti devi rinforzare la difesa ma non l'attacco. Ma neanche quest'anno l'ha rinforzata. Neanche quest'anno l'ha rinforzata, però sembra che Koulibaly stia giocando benissimo. A me non piace Koulibaly come difensore, è giovane, anche lui magari di prospettiva non tanto, perché comunque è del 92, però sta giocando bene, però poi ha degli svarioni. Poi abbiamo Albiol, il Napoli, poi è quello il problema, mi sa a me. Più che Koulibaly adesso. Il problema del Napoli, Albiol, diciamo un po' la difesa. Abbiamo trovato le operazioni di Sestrosi e di Britos. Comunque, ritornando al paragone con la Roma ha avuto la stessa, diciamo, gli stessi problemi, con però diciamo l'accusa che si può rivolgere, che appunto in rosa aveva calciatori come Benatia, lo stesso Romagnoli, cioè poteva costruire una difesa ben salda nel 2015, in questa stagione in corso. Quindi c'è un concorso di colpe, come dicevi appunto, con il direttore sportivo, ma anche l'allenatore. Cioè, che poi sai, quando vai a prendere un giocatore di prospettiva, un giovane che magari nell'anno precedente vedi Romagnoli, vedi Rudiger, vedi Digne, hanno fatto discretamente, sono in prospettiva, poi bisogna dire se si rivelano veramente, se il miglioramento c'è, certo, se gradualmente crescono, perché purtroppo quest'anno però non crescono. Io penso che se adesso cambi e decidono di cambiarlo, fai a tempo, siamo sempre a metà stagione. Meglio tardi che mai. Dopotutto dire la Roma è a 29, io credo ancora che possano, ma almeno per i primi tre posti, riaggiustarla la stagione, certo. non vincerà di sicuro lo scudetto. Poi se prendi un allenatore che può non è insomma, per nulla compromessa del tutto, almeno io vedo così. No, ma non è compromessa. Riprendi per, poi è un po' certo che la situazione che è diversa. Occhio ragazzi, perché poi tra l'altro Iago Falche ha una trattativa in corso con il Watford, può incidere molto questa situazione. E i Turbe, pardon. Anche qui Iago Falche l'ha pagato quanti milioni? 13-14. Ma sì, Iago Falche ha fatto discretamente soltanto l'anno scorso a Genoa. Sì. A Rayo Vallecano è emerso l'anno prima. E prima dov'era? Giocava in Serie B, in Inghilterra non ha mai giocato in 3 anni. Tanto è vero che neanche un minuto. Tanto tempo fa giocava anche nella Juventus, e la Juventus non ha creduto in lui. No, ma lui è passato dalla Serie B inglese, insomma. Situazioni sempre un po'. Sì, anche io credo poco nei calciatori che fanno bene campagna, solo l'anno precedente. Campagna acquisti di valore. Cioè. Un esempio lampante, secondo me, è proprio i Turbe. Esatto, quando e vai a prendere questi giocatori qua è una scommessa, può essere vincente o perdente. In questo caso è perdente, allora qua la testa è quella del direttore sportivo. Perché sennò quando è vincente è merito tuo direttore sportivo, ma quando sbagli lo dice, infatti l'ha preso che l'abbia qualche volta ha detto, e anche prendo le mie responsabilità Sabatini, perché è così evidente, insomma, perché anche Gufac non si è mai visto, diciamo la verità, no, perché, sono giocatori che purtroppo sono il simbolo di questo crollo della Roma. Allo spunto di Marco per la Roma, poi magari così poi chiudiamo e facciamo e appunto la Roma ha un potenziale incredibile, cioè alla fine è lì, sta lottando, è tra le prime posizioni, quindi è normale che possa fare un ottimo campionato, però diciamo non lo so, adesso c'è un appunto il boh. È forse la parola giusta per descrivere la situazione della Roma loro, al momento. Cioè, non so che strada può intraprendere. Che parola invece rappresenta la situazione del Milan, Luca? Senza imprecare. Che parola? Ma no, ma cioè, io non è che ho cambiato opinione dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria. Certo. Anche il Milan, anche qui, se andiamo a vedere nel dettaglio, quindi. Il Milan dove deve andare? Cioè, qua devono fare la loro migliore stagione della vita per pensare di puntare ai primi 3 posti. Cioè, tu quando hai costruito questa squadra a bocce ferme in estate, dovevi pensare alla stagione della vita di tutti i giocatori in rosa. Perché bene o male stanno facendo loro. Bacca, che ha fatto 7 gol, la scorsa ha fatti 20. Arriverà a 8-9, ne arriverà a 18-19. Quello è il valore del giocatore. Poi, logico, la squadra deve essere costruita, ci sono degli equilibri da rispettare. Però, io mi spiego, Romagnoli-Alex è una coppia centrale che deve puntare a vincere lo scudetto? Non lo so.
Minga troppo. De Sciglio è un oggetto misterioso da secoli. Mixes, il Milan ha fatto giocare ancora Mixes la prima parte del campionato. Eli, ha giocato Eli, Rodrigo Eli, Zapata. Zapata. Cioè, sì, ma la colpa non è di certo ad esempio di Rodrigo Eli o Romagnoli. Infatti quando compri, no, ritornando certo, al contrario, quando compri Romagnoli ci devi mettere un altro difensore di valore al fianco. Invece il Milan c'ha Alex, Mexes, cioè Alex ragazzi è uno scarto del Paris Saint Germain. Questa è una squadra che al massimo può valere due punti in più, ma sì, tutti devono fare una stagione fenomenale. Puoi fare due. Quindi Mihailo è sotto accusa, ma questo con tutto il rispetto ovviamente materiale di Alex, però c'è cioè, dei calciatori, anche Mexes, io non capisco perché il Milan abbia anche prolungato il contratto a Mexes, che era, lui era, cioè se ne volevano disfare negli ultimi anni perché aveva un contratto pesantissimo il calciatore, è guadagnava vero, 4 vero. Milioni di euro a stagione Mexes nel protetto Milan. Dal presidente, protetto dal presidente. Protetto dal cavaliere. No, adesso però è tornato Boateng. Allora. Un giovane interessante. Guardate la prestazione di ieri del Milan. Cioè con mezz'ora quasi tornando, che prima era il Milan, no? L'argomento sì. È quasi mezz'ora in 10 la Sampdoria, insomma. Evidente che poi in un momento che tu riesci a passarti la palla e tenere un po' il possesso palla, però poi ce la fai, credo che la Sampdoria poi ha fatto un tiro solo in porta che l'ha fatto Cassano, insomma, che è uno che ormai potrebbe prendere le scarpe al chiodo, con tutto rispetto per il, per quello che è stato il grande Cassano, adesso è un giocatore finito, l'unico tiro in porta l'ha fatto con Cassano, perciò il 2-0 della partita di ci Coppa, stava tutto, insomma. Possiamo sì, dirlo, appunto, possiamo è dirlo. Tutto da vedere, insomma, la ragazzi Sampdoria. Siccome noi siamo in chiusura di quest'anno, vi faccio l'ultimo giro di domande. Il momento peggiore e migliore secondo voi di quest'anno, di questo 2015, partiamo da Carlo. Di tutto l'anno? Sì. Che domanda. Sì. Beh, preparare bene. Migliore dai, per come tutti. Come l'avete vissuta voi? Migliore per migliore tutti. Sportivo, sì, calcistico. Sì, 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 calcistico sempre. Io quando ho visto Belen da vicino in questo Garibaldi, sono sincero. Il peggiore o migliore? Il momento migliore. Il peggiore invece? E non posso dire che ho visto. Ma momento migliore magari anche per il calcio italiano, la finale di Champions League conquistata dalla Juventus, però ahimè è finita nonostante male il risultato, perché speravamo. Il risultato appunto è stato così. Momento peggiore non ti viene in mente. Vabbè, allora noi il momento peggiore lo togliamo, Marco, se non ce l'hai. Chiudendo con gli auguri, spero che debba ancora arrivare, che sia il prossimo Natale fatto in grande felicità e con gli auguri a tutti, e credo che sia quello poi. Arriverà per quest'anno, non è ancora chiuso il 2015, però perciò io spero in quello. Cosa sperate invece per il prossimo anno? Vi ricordo ci sarà l'Europeo, ancora la Champions League e tantissimi altri appuntamenti. Voi vi aspettate qualcosa di grande? Calcisticamente di fare un grande Europeo con Conte, io spero quello, che tutti sì, diano delle anche risposte molto positive, e lui sicuramente uno di quelli che sa tirar fuori veramente del buon prodotto anche dalle rape, e rape i nostri non sono, grazie a Dio. Speriamo. Sarà Carlo, una bella curiosità affrontare questo Europeo e diciamo guardarlo appunto con la prima competizione di Antonio Conte da commissario tecnico della nazionale importante, che è appunto questo Europeo. Ovviamente ci auguriamo tutti quanti che possa andare nel migliore dei modi, me lo auguro anch'io. Intanto io ringrazio i miei ospiti, Carlo Carillo, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te, grazie a voi. Luca Di Benedetto. Grazie a voi. Marco Vasoni. Grazie, auguri di nuovo e ci vedremo il prossimo anno. Io ringrazio voi telespettatori. Prima di tutto vi ricordo i nostri contatti a cui potete scriverci anche a Natale, Capodanno, farci gli auguri. 392-9585-364 e l'hashtag Altro Studio Sport. Non posso che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi un serenissimo Natale, un felice Capodanno, e noi torniamo il 4 gennaio sempre alla stessa ora con tantissime novità, sempre Altro Studio Sport. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport,
lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano.